questa puntata. Concessioni balneari, la Toscana vara la legge. Il Consiglio approva il rendiconto finanziario 2023. A Vinci la festa dell'unicorno. Dare indicazioni omogenee in tempi rapidi ai 34 comuni costieri toscani in materia di concessioni demaniali marittime. Con questa legge reintroduciamo il concetto di equo indennizzo che era stato all'epoca rimosso dalla Corte Costituzionale, ma nel frattempo nel 2021 reintrodotto dal governo Draghi con una legge, e forniamo alle imprese e soprattutto ai comuni toscani un riferimento normativo per la gestione di queste procedure di assegnazione delle concessioni. Anche con il riferimento all'equo indennizzo, riferito al valore non ammortizzato dei beni strumentali, quindi degli investimenti che l'azienda ha fatto, e anche al valore reddituale dell'impresa. Affidiamo alla Giunta regionale, che avrà 45 giorni di tempo, la redazione delle linee guida dove questo equo indennizzo sarà qualificato. Inoltre si introduce un altro principio, che è quello della tutela delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito delle procedure competitive. Cioè, se più si è piccoli, micro o medie, più si avrà una tutela, perché uno dei rischi è che i nostri stabilimenti balneari nell'ambito di procedure competitive sregolate, diciamo così, siano travolte da grandi gruppi, in particolar modo multinazionali, che hanno risorse imponenti e che rischiano però di spogliare di identità il sistema dell'offerta turistico-balneare all'interno della nostra regione. Crediamo che in questo momento, in un vulnus nazionale, la regione toscana abbia dato un'impronta politica che però va nella direzione di quello che è un confronto serrato anche a livello nazionale con le categorie, e quindi che porta avanti il principio appunto di sviluppo e quindi di primarialità per quelle che sono le micro, piccole e medie imprese, che in Toscana ce ne sono tantissime in tema di stabilimenti balneari, e quello che è il principio appunto di equo indennizzo e quindi di valore imprenditoriale per tutte quelle imprese che si ripresenteranno nel futuro quando verranno fatte le assegnazioni degli stabilimenti e che non riceveranno purtroppo l'assegnazione dello stabilimento balneare. Questa proposta di legge, come quella del 2022, è inutile e anzi dannosa, perché fa perdere ulteriormente tempo che dovrebbe essere impiegato dal governo nazionale per trovare una soluzione a un problema che si trascina dal 2006. Oggi di fatto la Regione cerca di sostituirsi allo Stato in un'azione per supportare i comuni, a detta della Regione stessa, ma in realtà in questo modo creerà soltanto i presupposti per un'impugnazione da parte del Governo nazionale, che in pratica girerà di nuovo all'indietro le lancette dell'orologio e porterà la scadenza del 31 dicembre ancora più vicina e senza una soluzione. Il problema delle concessioni balneari deve essere guardato in un'ottica più ampia, deve essere guardato all'interno anche di quella che sono la disponibilità della risorsa, anche in una visione rispetto alle spiagge libere che sono drasticamente venute a calare, e quindi offrendo meno disponibilità anche alle persone che non hanno la possibilità economica di accedere agli stabilimenti. C'è un problema della risorsa e anche ambientale, c'è un problema delle strutture sulla quale è uscita una sentenza recentemente che devono ritornare di proprietà dello Stato, e soprattutto c'è il diritto della navigazione, una normativa sovranazionale europea che ci dice chiaramente che dobbiamo riportare l'impostazione a quella che piuttosto è seguita in Francia o in Spagna. Questa legge affossa definitivamente gli stabilimenti balneari, introduce un elemento sul quale non possiamo noi non essere contrari, cioè l'indennizzo. Ma quale indennizzo? L'indennizzo si dà a chi ha subito un incidente, a chi gli hanno bruciato la macchina. Qui gli tolgono il lavoro. Fare le aste significa togliere il lavoro a un'intera economia, l'economia degli stabilimenti balneari, l'economia delle nostre infanzie, l'economia di una comunità intera, gli stabilimenti balneari, famiglie che da anni gestiscono stabilimenti balneari, che hanno fatto investimenti, che ci hanno messo sacrificio, che curano la costa. Cosa sarebbero le coste
italiane senza gli stabilimenti balneari, si prendono cura delle coste anche nel periodo invernale. Lo stabilimento balneare è la famiglia per tanti di noi. Ecco perché Forza Italia è contraria alle aste, contraria alla Bolkestein, contraria agli indennizi. Certo, c'è un elemento che abbiamo chiesto di introdurre in quella legge, che è il valore aziendale. Ci hanno detto di no, noi continueremo a batterci per gli stabilimenti balneari, che consideriamo un'infrastruttura fondamentale per il nostro paese, li consideriamo politica industriale. Stare accanto ai balneari significa stare accanto alle imprese italiane. Una legge importante che dà un'opportunità straordinaria a tutti gli stabilimenti balneari di fare investimenti, di poter avere delle concessioni per i prossimi 6 o 20 anni, dà un'opportunità di lavoro a chi già ha lavoro e nel contempo non pregiudica le opportunità per nuove persone o nuove imprese che vorranno gestire queste attività. Quindi un equilibrio, una normativa che la Toscana prova ad assumersi una responsabilità per fare del turismo della costa, del mare, un grande investimento, creare opportunità e rendere il nostro turismo competitivo sempre nel contesto nazionale e internazionale. Ci siamo astenuti riconoscendo il profilo illegittimo di questa legge, che cerca di dare una risposta anticipando a Firenze quello che stiamo affrontando e risolvendo a Roma. Il governo Meloni è impegnato su questo fronte. Su quello della scarsità della risorsa stiamo cercando di completare in maniera adeguata la mappatura delle nostre coste e al tempo stesso stiamo trattando ancora a livello comunitario. Quindi è chiaro quello che è il messaggio politico che viene lanciato attraverso questa legge, che chiaramente in ogni caso abbiamo considerato e valutato costruttivamente, da qui il nostro voto di astensione, perché cerca comunque di entrare nel dettaglio e nel merito tenendo conto della contestualità della nostra costa con tutte le sue differenze. Un buon dibattito che però chiaramente aveva dalla sua una buona componente d'ordine politico più che pratico. Io mi sono astenuto perché ci sono dei distinguo che dobbiamo fare e che ho fatto anche nel mio intervento. Cioè tutta la legge è imperniata sul giusto ristoro a coloro che, una volta che ci dovessero essere le gare, perdessero la loro concessione. Ma nessuno pensa a quanto lo Stato rimette dei canoni concessori, perché io trovo assurdo, leggevo un articolo proprio ieri del Corriere della Sera, che a fronte di prime file pagate 300 euro ad ombrellone, quello stesso bagno, che non citerò, paga 5.400 euro di canone demaniale annuale. Per cui è giusto che ci siano dei punti fermi e che diano ristoro e un equo indennizzo ai balneari che si trovano in una situazione sicuramente critica, perché non sanno come e quanto investire nella loro attività, ma credo che soltanto una giusta ricompensa allo Stato per queste concessioni possa essere, debba essere attinente alla legge stessa e quindi debba essere ricompresa nella legge. Quindi una riformulazione globale di tutta questa vicenda che muove migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro, e che però limita la sua attività su quanto possa essere o meno il ristoro delle concessioni perdute. Il rendiconto generale per l'anno finanziario 2023 della Regione Toscana ha ricevuto 24 voti favorevoli del Partito Democratico e Italia Viva e 13 voti contrari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Giudizio che noi diamo sul consuntivo, sul rendiconto 2023, è un giudizio positivo. Abbiamo accolto l'eccezione della Corte dei Conti ad una leggerissima correzione di 17 milioni su un ammontare complessivo di valori finanziari pari a 14 miliardi, quindi ripeto, una correzione di 17 milioni su 14 miliardi complessivi, solo perché c'è una interpretazione della Corte dei Conti per cui non possono essere scaricati sul bilancio sanitario gli oneri finanziari relativi ad investimenti in sanità. Ma
di investimenti in sanità, questa regione ne ha fatti molti, moltissimi in questi ultimi anni, gli interventi sugli ospedali, sul rafforzamento della sanità territoriale, su apparecchiature e strumentazioni di avanguardia per garantire proprio quei LEA, quei livelli essenziali di assistenza che vedono la regione sul podio delle migliori regioni italiane. Quindi con questi elementi, con queste valutazioni, il Partito Democratico ha votato in maniera convinta il rendiconto, appunto nella convinzione che siamo sulla linea giusta di messa in sicurezza dei conti della Regione Toscana. Ma la Regione Toscana e il Presidente Gianni in particolare continuano a suonare come l'orchestra del Titanic, perché nonostante il miglioramento del disavanzo che passa da 3 miliardi e mezzo di euro a 1,2 miliardi nel giro di 10 anni, in realtà la Corte dei Conti ha messo a nudo tantissime contraddizioni interne, un perimetro della spesa sanitaria che non diminuisce, anzi continua tendenzialmente a crescere e va all'82% complessivo delle spese del bilancio regionale, la gestione del personale è poco trasparente e poco efficace, addirittura la Corte dei Conti ha messo in evidenza che su alcune aziende partecipate la Regione Toscana ha fatto delle leggi per violare gli stessi limiti di assunzione che si era imposta per tenere sotto controllo i conti pubblici, e poi sulle società partecipate c'è una situazione molto pericolosa e riguarda ovviamente non solo la società Termini Montecatini, che sappiamo è in concordato ma che è già costata 11 milioni di euro di svalutazione, ma anche Fidi Toscana e Firenze Fiera non se la passano benissimo. È una situazione molto complessa, a fronte della quale il Presidente Gianni in realtà ha detto va tutto bene, madama la Marchesa. È un giudizio positivo, la tenuta dei conti della Regione Toscana è un elemento importante, non nascondiamo le difficoltà, le criticità che sono emerse nel corso di questi anni, però c'è un elemento di tenuta positivo che ci trova convintamente a sostegno di questa maggioranza, a sostegno del lavoro che viene svolto dalla Giunta regionale. È evidente una differenza di punti di vista, di vedute, se pensiamo alla questione che riguarda le tasse e non solo, da parte nostra un'attenzione massima a non gravare mai sui cittadini toscani rispetto all'equilibrio dei conti, con la possibilità di andare a ricercare le risorse anche in altri settori. Quindi restano dei punti di differenza fondamentali, ma nel contempo un elemento di convergenza importante che ci porta a votare convintamente il rendiconto di gestione, e questo è un elemento che consolida la tenuta della maggioranza nel quanto riguarda la Regione Toscana. La Corte dei Conti è stata assolutamente chiara nel mettere in evidenza come il disavanzo di amministrazione, che è un disavanzo per il rendiconto generale 2023, è un disavanzo molto importante, 1 miliardo e 200 milioni che verrà poi, come dire, risistemato a seguito della riperimetrazione in virtù di quello che riguarda l'aspetto sanitario. È uno dei più importanti in Italia, desta profonda preoccupazione, lo dice la Corte dei Conti, non lo dice la Lega o il centrodestra, per poi aprire a quello che è il passaggio principale, cioè una preoccupazione assoluta che riguarda la questione sanitaria, perché oggettivamente di fronte al tema del perimetro di bilancio sanitario, dove la Regione Toscana utilizza una modalità di spesa che non è corretta e l'ha messo in evidenza la Procura della Corte dei Conti e la Corte dei Conti, tant'è vero che dovrà essere, come dire, riequilibrata anche quella partita, perché non si possono utilizzare quelle risorse nell'ambito del perimetro sanitario, ed è già la seconda volta che la Regione Toscana lo fa, ed è già la seconda volta dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2022 che viene richiamata in sede di parifica. Ebbene, siamo di fronte a un quadro dove dal punto di vista dei conti la situazione è davvero davvero difficile, e in Consiglio regionale il Partito Democratico ci ha raccontato tutta un'altra storia a cui non crede nessuno. Borgo di Vinci, in provincia di Firenze, sarà fino al 28 luglio il regno della fantasia, con la 18ª edizione della Festa dell'Unicorno, che propone oltre 400 spettacoli, concerti e attività. È una iniziativa tra le più importanti della nostra regione, 18ª edizione,
Qualcuno diceva ma è l'anno della maturità, questa è davvero una di quelle iniziative che attirano turisti da tutta Italia, che attirano tanti visitatori, tra i più importanti cosplayer che ci sono nel nostro paese. È uno di quei momenti che apre la Toscana al resto del mondo e quindi insomma noi siamo felici di poterla presentare qui insieme al neoeletto sindaco di Vinci. È un'occasione per costruire nuove condizioni per un turismo consapevole. È tantissima roba, tantissimi eventi, tantissimi spettacoli, siamo tornati ai concerti dei grandi ospiti, Cristina D'Avena, Rhapsody, Meganoidi, è tornato l'ospite internazionale che da prima della pandemia non veniva più invitato, Liam Cunningham, famoso per il Trono di Spade, ma ha fatto anche qualcosa con Dario Argento, il Cartaio, con Ken Loach, insomma è un attore di tutto rispetto, insomma, di cui siamo orgogliosi di ospitarlo. E poi abbiamo puntato per aumentare la quantità degli spettacoli, per andare incontro a un'esigenza che molti si lamentavano, non tanto della quantità, perché ce ne sono sempre più di 400, però siccome alle persone piace viaggiare e vedere un po' tutta la manifestazione, a volte erano anche alcuni troppo lunghi, quindi abbiamo introdotto tutta una serie di spettacoli più brevi, in modo che il pubblico scorra più velocemente anche da una piazza all'altra, perché a volte noi siamo felici ovviamente se viene molte persone, però a volte si creano anche dei disagi e quindi per cercare di velocizzare il flusso abbiamo adottato questa strategia, che è un po' una novità che abbraccia tutta la manifestazione.